Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video seriamente speciale, ragazzi, non l'ho proprio mai fatto. Nonostante io abbia avuto diversi modelli di questo genere di cosa, ma tanto è inutile che faccio la misteriosa perché l'avete letto dal titolo. Oggi andiamo a fare l'unboxing e la prima accensione del mio nuovo iPhone. Qualche giorno fa vi ho fatto un vlog dove vi chiedevo appunto consiglio, quale telefono prendere, se prenderlo, eccetera, eccetera. Alla fine l'ho preso, ho ceduto a questa tentazione. E ho preso il modello XS Max nel colore oro da 256 giga. È stato un po' un colpo perché costa un rene se non due. Però a utilizzarlo lo utilizzo, l'altro l'ho venduto. Avevo insomma questo qui che è il 7 Plus colorazione rose gold. Questa è l'unica cosa che mi dispiace, che non abbiano fatto la versione rose gold anche di questo. Però comunque insomma è in ottimissime condizioni. Io poi i telefoni li tengo in maniera maniacale. Ce l'ho da quasi 2 anni. Quindi ho voluto provare adesso questo nuovo. Allora, ho già fatto il backup di questo sul computer, così poi collego direttamente quello nuovo e ha le stesse cose di questo. Sono andata a cercare il negozio questo nuovo e non ce l'avevano, quindi l'ho dovuto prendere online pochi giorni fa. Ieri sera mi è arrivata la notifica e in consegna il suo telefono, io tipo oh mio Dio. E quindi è quello qua. Da che mi doveva arrivare tra 1 o 2 settimane è arrivato subito. Quindi io ho già aperto la scatola giusto per accertarmi che fosse lui. Ancora intatto. Non potete capire, io sono una tipa che apre subito tutto, non riesce ad aspettare, quindi è stato un po'. Ah, però per fortuna sono andata al lavoro, sono andata a truccare una ragazza e poi sono tornata così mi sono un attimo svagata. Allora, vi faccio vedere la scatola, è così. Appunto, questa è la versione dorata da 256. Vi faccio vedere anche la differenza della scatola con il 7 Plus. Le dimensioni sembrano uguali, anche se questo qui, a quanto ho capito, è leggermente più grande. E lo andiamo ad aprire, ragazzi. Questa è la mia parte preferita tutte le volte. Vado, spellicolo e apro. Allora, qui abbiamo, vabbè, le classiche istruzioni, varie carte, eccetera. E qui abbiamo il gioiellino pieno di riflessi, però eccolo qui. Lo andiamo a togliere. Ve lo faccio vedere. È un sacco strano perché io appunto sono abituata adesso con il tastino. Comunque, allora vi faccio vedere il colore. Che tra l'altro io sono andata a vederlo in negozio, quindi già sapevo com'era, eccetera. È un oro che non dà fastidio. Vira anche un po' leggermente verso il rosa, vedete? E poi è bellissimo perché ha il contorno più oro. La cosa bella è che ha questa super fotocamera. Hanno aggiunto un sacco di funzioni pazzesche. Mi sono vista praticamente tutte le recensioni possibili su YouTube. Prima di accenderlo, mettere la SIM, eccetera, vi faccio vedere che contiene all'interno, che comunque sono sempre le stesse cose. Quindi abbiamo caricatore. Ho sentito diversi che erano un po' perplessi perché con tutto quello che costa questo telefono potevano metterci il caricatore, quello che va più veloce, che non so il gergo tecnico. E alcuni pensavano ci fossero gli AirPods, ma in realtà sono sempre le classiche cuffiette. Io ce l'ho le AirPods per fortuna e se potete compratele sono la svolta. E poi c'è il cavetto Lightning, eccolo qua. Quindi adesso vado a cambiare la SIM, cerco la forcinetta, eccola qui, quindi la vado a togliere dal vecchio iPhone e la andiamo a mettere in questo nuovo. Tra l'altro lo sento un sacco stabile, cioè bello pataccoso, non so come spiegarvi la sensazione. Andiamo ad accenderlo. Tra l'altro, una delle cose che mi ha conquistato e mi ha fatto dire ok, prendiamolo, è il fatto della batteria, perché una delle cose che cambia in questo modello è proprio la batteria che è molto più grande, quindi dura molto di più. Allora, devo sbloccare la SIM e ci dice ciao. Andiamo avanti, qui scegliamo la lingua italiano, poi scelto il paese, la tua zona, vabbè, Italia, ok, si sta impostando, comunque c'ha questo schermo pazzesco, raga. Ok, cosa tipo sconvolgente, qui c'è scritto inizia subito, se possiede un iPhone o un iPad con iOS 11 o versione successiva avvicinali per eseguire l'accesso automatico, e io lo devo provare però. Infatti guardate che messaggio mi esce fuori qua, configura il nuovo iPhone, le tue impostazioni attuali verranno trasferite. Poi mi ha chiesto se voglio utilizzare il mio stesso ID e poi mi dice di inquadrare questo robo strano che si sta formando qui. Vedete, inquadrarlo qua.
Ok. Concludi sul nuovo iPhone. Non allontanare questo iPhone dal tuo vecchio dispositivo. Mi sta inquietando assai questa cosa, raga. Adesso si sta collegando al wifi. L'attivazione di iPhone potrebbe richiedere qualche minuto, che poi sono sempre qualche secondo. Si sta caricando, caricando. Adesso una cosa che io non ho mai fatto, il Face ID, quindi devo fare continua. E mi dice come configurarlo. Posiziona il volto nel riquadro della fotocamera, quindi muovi la testa in modo circolare. Ok, questo l'ho visto nelle recensioni. Sposta lentamente la testa e completa il cerchio. L'importante è che mi riconosce pure quando sono truccata di più. Continua. Sposta lentamente la testa e completa il cerchio. Ah, ma quante volte va fatta sta cosa? Hai completato la seconda scansione. Hai configurato Face ID. Sono molto curiosa di questa cosa del Face ID e anche delle emoji nuove che poi faccio vedere. Io sono troppo nerd. Tutte queste cose tecnologiche nuove, novità, eccetera, io ci vado a nozze. Allora, mi sta chiedendo appunto se voglio fare il backup dall'ultimo salvato su iCloud oppure se lo voglio collegare. Io lo ripristino dal backup iTunes, quindi adesso mi dice collegalo iTunes. Prendiamo il cavetto che è collegato al computer che sta qui. Logicamente questa parte non posso farvela vedere. Allora, iPhone ti dà il benvenuto, ve lo leggo, vi fidate. Ripristina da questo backup. Ok, quello che ho fatto prima, perfetto, continua. Allora, mi sta appunto facendo il ripristino. Vediamo quanto mi dice di tempo, così ci rivediamo logicamente quando ha finito. E anzi, nel mentre, vi faccio vedere che io da brava quale sono, mi sono già portata avanti. E su Amazon mi sono comprata questa cover che in realtà è molto molto semplice, però è l'unica che ho trovato decente. Infatti è proprio trasparente, di silicone però duro. E poi, come al mio solito, mi sono comprata questo big pack di 4 protettori per lo schermo, quelli in vetro. Allora, qui c'è scritto tempo rimanente circa 10 minuti, quindi passati quelli ci rivediamo e accendiamo il telefono. Allora, abbiamo terminato, quindi qua ci dice ciao praticamente come prima. Ok, mi ha chiesto l'ID Apple, adesso sta aggiornando le impostazioni di iCloud. Dovremmo quasi esserci, sembra una cosa infinita. Eccoci qua ragazzi, finalmente siamo arrivati al momento della verità. Qui mi sta caricando tutte le varie applicazioni, mi ha messo anche lo stesso sfondo tra l'altro, che è questo di Daenerys, vabbè, io nerd. La cosa che è cambiata è che adesso si accede qua sopra ai comandi rapidi e si possono aggiungere anche un sacco di funzioni. Allora, la telecamera è una bomba pazzesca, raga. Anche quella interna è migliorata tantissimo. Appunto devo abituarmi al fatto che non c'è più il tastino. Volevo vedere la cosa delle emoji, ma non so come fare. Forse su messaggio. Eccole qua, vedete l'animoji, puoi creare la tua animoji, cioè è una figata pazzesca. Infatti su questo volevo farci proprio un video a parte, fatemi sapere se vi interessa vedere la mia animoji, così la creiamo insieme. Quindi questo è il nuovo telefono, l'abbiamo configurato insieme, abbiamo fatto tutto insieme, spero vi sia appunto piaciuto, fatemi sapere se anche voi l'avete preso, come l'avete preso, come vi state trovando, eccetera eccetera. Poi arriveranno tutti i vari video, what's on my iPhone, eccetera eccetera. Detto ciò, vi mando ancora un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!